Eccoci qua, ore 11:13, appena partito poco più avanti da Gosaldo e adesso andiamo verso il bivacco Menegazzi. Oggi dovrebbe essere giornata molto facile perché in 1:20 dovremmo già esserci al bivacco. Poi magari sì, si va un po' in giro da vicino e domani invece si sale a Reali. Ok, piccolo cambio di programma, dato che sono arrivato in circa un'ora al Menegazzi, ho deciso di andare direttamente al bivacco Reali, che dovrebbe essere alle mie spalle in questo momento, quindi abbiamo un po' di dislivello da fare, dovrebbe essere circa lì. Mentre i miei ragazzi è quello laggiù. Poco fa ho visto passare un elicottero e penso abbiano preso qualcuno, perché è rimasto parecchio tempo, l'ho visto salire, scendere, poi stare un po' là, quindi probabilmente hanno portato via qualcuno. C'è veramente tanta gente comunque, pieno di famiglie, ma soprattutto vecchiotti. Quindi può essere che qualcuno magari sia rimasto bloccato o si sia fatto male, ecco. Sentiero un po' poco segnato, però ho la traccia GPS, quindi in teoria non dovrei avere problemi e non c'è proprio nessuno che viene per di qua, quindi sono solo soletto. Delle ferrate. Ho fatto un pezzo praticamente di arrampicata, sono salito abbastanza bene, gli ottongatoni, adesso il paesaggio è cambiato completamente, tutta roccia. Ho incontrato 4-5 persone che scendevano, nessuno che sale, qua c'è anche neve. Non è l'obiettivo appannato, ma sono in mezzo alle nuvole e in più passiamo anche per la neve, però adesso ho già visto una roba, ho visto una cosa, beh, 3 ore e mezza in mezzo alle nuvole, in mezzo alla neve, eccolo là, arrivato al bivacco. Bivacco Reali 2650. Top.
un bel cunicolo praticamente. Bene, intanto sto un po' fuori. Secondo giorno comincia così, sono le 6:45 e appena partito lascio il bivacco alle spalle. Oggi si torna alla macchina e poi con la macchina mi sposto al punto di partenza per il secondo bivacco. Dovrebbe essere bello impegnativo perché segnano altri 1600 metri di dislivello. Vabbè, è stacco perché mi manca già il fiato. A dopo. Bivacco Menegazzi, la prima tappa che abbiamo saltato. Adesso facciamo un piccolo tour just for fun, così vediamo cosa ci siamo persi. Scaletta. Molto bello, e però sì, troppo facile da raggiungere, troppo accessibile, quindi penso sarà anche sempre pieno di gente. Infatti ieri quando sono passato c'erano già delle altre persone, però ci sta. Bene, adesso ci vediamo direttamente alla macchina per spostarci. Bene, è arrivata la macchina, 3 ore per scendere e niente, adesso mi sistemo un attimo, faccio rifornimento di acqua e poi mi sposto, visto che ho circa 40-50 minuti di macchina da fare per arrivare al punto di partenza e basta, ci vediamo là. Partito direzione bivacco Bedin, pranzo al sacco, eccolo qua, niente, partiamo. Tanto siamo sulla strada, però parte subito da qui il sentiero. Eccolo. E dopo 3 ore e 1 minuto, eccoci, arrivato, un po' tanto cotto, però bello, bello caldo, lungo, non finiva più, nonostante sia mezz'ora in meno di ieri. Eccoci,
Adesso mi cambio che sono finito. Prima che arrivi altra gente, tutto il bivacco. Qua, dall'entrata. Abbiamo un mega tavolone con panca. Tutto finestrato, panoramico. Quello si apre. Questo lato invece degli scaffali. Cosa? Altri scaffali. Foto su tutto quanto le pareti e poi zona notte. Sono 3, 6, 9 brande. 9 brande, io mi sono messo qua sotto e adesso arrivano altre 4 persone. Vedremo dove si andranno a mettere. Qui fuori si vede la bandiera. Va bene, basta. Adesso io vado a fare 2 foto con la macchinetta e poi, boh, non lo so, sono distrutto, penso dormirò. Ciao. Ore 6:45, appena partito dal bivacco e niente, adesso mi aspetta una discesa un po' lunghetta, bosco e niente, poi oggi giornata di riposo, penso che farò così perché sì, sono un po' provato da questi 2 giorni. Soprattutto fisicamente, il ginocchio dice no, basta. E anche un po' i piedi, però vediamo insomma come siamo presi quando si arriva giù. Ecco, a dopo. Dopo 2 ore e 38 minuti, finito. Sono sceso, adesso vado alla macchina. Per far capire il livello di cottura, ci ho messo soltanto 20 minuti in meno a scendere rispetto che a salire, quindi ecco. Bene, ho fatto anche acqua. Adesso cerco un posto per dormire. Ciao! Mercoledì, quarto giorno. Allora, dopo un pomeriggio di riposo in campeggio, dove anche un po' tempestato, oggi parto direzione bivacco Paolo e Nicola. Sono di nuovo al rifugio Le Favaie, come a inizio mese, e però adesso appunto facciamo l'altro bivacco che si raggiunge sempre partendo da qui. Sono 1100 metri di dislivello e dovremmo metterci meno di 3 ore, spero. Spero, però comunque come lunghezza deve essere un po' di più rispetto agli altri, perché siamo sulla decina di chilometri per arrivarci. Ecco, e niente, adesso vediamo, speriamo che il tempo tenga, perché davano ancora un po' di brutto tempo in zona in questi giorni. Speriamo che tenga almeno fino al mio arrivo al bivacco. Ecco, a dopo.
con un anticipo incredibile, 2:10 arrivato. Sono arrivato al bivacco Paolo e Nicola e fortunatamente in tempo, perché vedo dei nuvoloni bruttini, non so per quanto possa ancora tenere il tempo. Eccolo qua. Bello bello, penso di sistemarmi un attimo e poi vado a farmi un giro magari qua attorno, vado su qualche cima. Ecco, bene, arrivato, ciao. Perché il bivacco non bastava e allora siamo arrivati in cima, cima Cece, 2760 metri, un panorama incredibile. Prima ha piovuto, adesso il cielo è completamente libero e si vede veramente tutto, un panorama incredibile. Ore 7:15, quinto giorno, oggi è giovedì e sono appena partito dal bivacco Paolo e Nicola. Adesso torno giù al rifugio alle Favaie, però non torno da dove sono arrivato, ma faccio il giro passando per il bivacco con José. Allungo un pochino, in teoria un'oretta soltanto, dovrei essere giù in 3 ore. Ecco, quindi niente, adesso scendo e poi vedo un attimo cosa fare, perché in teoria dal programma oggi sarebbe da salire a rifugio Brentari, quindi partendo da Maniva Sorgazza, e poi dormire in tenda e su sopra Maniva Sorgazza. Se il tempo è bello, però, perché se invece danno brutto, non so, penso di dover cambiare un po' di piani. Ecco, va bene, scendo, a dopo. Bene, cambio di programma rispetto alla tabella. Adesso io sono andato al bivacco col Dosè e niente, e passerò qui la notte e la giornata, perché le previsioni del tempo non erano molto favorevoli per dormire in tenda in alta montagna, quindi niente. Quindi stiamo qua a bivacco col Dosè, adesso vado a farmi un giro qua attorno, scarico senza zaino e poi passerò la giornata qui. Bene, ciao! Ore 6:15,
appena partito dal bivacco, eccolo qua, e oggi si rientra, quindi da qua torno al rifugio Le Favaie dove ho lasciato la macchina e poi dritti a casetta. E purtroppo ieri sera, causa nuvole, non si è visto il tramonto e stamattina, stessa causa, non si è vista l'alba e di conseguenza anche stanotte niente stelle, cioè nuvole dappertutto, sempre coperto. Un po' triste, però così. Sono neanche riuscito a fare una foto nelle stelle in questi 6 giorni. Vabbè, recupereremo. Ecco, vabbè, ci vediamo alla macchina. Eccomi qua, 1:40, sono arrivato al rifugio Le Favaie e così finisce il mio giretto. Ecco, una discesa abbastanza veloce, perché alla fine 1:40. Ecco, basta, finito il giro, finita la settimana. Ciao!